Ciao a tutti ragazzi, io sono il Reaper e questo è il mio primo video in assoluto che porto sul web. Oggi il mio primo gioco è Doom. Perché Doom? Perché è il mio gioco preferito in assoluto, quindi lo voglio portare come primo videogioco sul mio canale. Comunque, bando alle ciance e iniziamo la nostra... Anzi, la mia avventura nel mondo di YouTube. No, sbagliato. Elimina. Accetta. Ok. Via campagna. Modalità ultraviolenza. E si parte. Quindi, questo sì, è il mio primo video in assoluto. Non è che sono molto ferrato nella condivisione di video gameplay, quindi giocherò normalmente. Alla fine porto i giochi che preferisco di più, quindi non sarà niente di più, niente di meno che io che gioco e parlo, fine. Ma iniziamo con Doom. Essi sono furia, brutali, senza pietà. Ma tu sarai peggio. Falli a pezzi finché non sarà finita. Grande, il nostro amico. Chi non si sa però. Di solito gioco col volume molto alto, quindi il microfono si sente davvero poco. Noi dobbiamo contenere. Sì, mi avete contenuto proprio. Grazie. E la tuta è presa adesso. Lo so, perdiamo tempo con gli schermi. Impossibile determinare la causa dell'invasione fino al riavvio del satellite del Dipartimento Risorse. Ah, insomma. Dobbiamo riavviare il satellite. Eh sì. Benvenuto. Sono il dottor Samuel Hayden, sono a capo di questa struttura. Credo che potremo collaborare e affrontare il problema insieme in un modo che sia utile a entrambi. No, a quanto pare no. Andiamo avanti. Premi F. Ah, le uccisioni epiche. Grande. Senza danni sarà evidenziato in blu e indicare nella strada vacillante. Se ti avvicini a portare un'uccisione epica, il nemico sarà evidenziato in arancione. Potrai premere F e mouse 4 per finirlo. Per attaccare temi delle diverse angolazioni, compreso dall'alto, per eseguire delle uccisioni epiche. Ok, ciao, bello. Bello, picchiare a morte i zombie praticamente. No, ciao. La vita non mi serve. Nice. Grazie. Ah, scusa. Penso non le serva più. Oh. I signori Imp si fanno già vedere. Salve. Calma. Già. Presenza dell'utenza oltre il livello di Grazie. guardia. Blocco attivato. Grazie. Quindi, Doom, parliamo di Doom.
Perché porto Doom come videogioco? Beh, come già detto all'inizio, perché è il mio gioco preferito in assoluto. Io sono cresciuto con Doom, quindi sul mio canale porterò per la maggior parte questo come gioco. Ouch. Probabilmente porterò tutta la saga di Doom dal primo degli anni 90, 93. Sì, del 93, sì, fino a, appunto, in realtà mi sa che giocherò a ritroso, ovvero dopo di questo ovviamente porterò il 3. Ah, sto prendendo le munizioni, fermo le munizioni. Ouch, che la vita sta finendo. Partirò da quest'ultimo e andrò a indietro e li porterò tutti, ma non saranno proprio, non saranno sicuramente gli unici che porterò. Anzi, no, ma maledetto. Presenza dei mutanti. Smettila, bravo. Blocco schiantato nel muro, complimenti. Dove va? Dove va? Scusi, madonna. Palle, vuoi imp, però. Fermo. Fermo un po'. Guardalo, basta! Palle! Fini? No, ce ne stanno. Dove? Sta laggiù. Sì, sì, arrivo anche per lei, non si preoccupi. Dove scappa? Ecco qua. Sì, li giocherò probabilmente partendo da quest'ultimo, perché è stato appunto l'ultimo a cui ho giocato. E poi li porterò, porterò tutti gli altri sul mio canale, partendo dai più recenti fino ad arrivare agli ultimi. Una porta. Correttezza. Non possiamo permettere che lasci questa struttura. Potrebbe rovinare tutto quanto. Dici. Tu dici. Pare. Quindi. Sono disposto a prendermi la responsabilità degli orribili eventi delle ultime 24 ore. Ma devi assolutamente capire una cosa. Il nostro interesse nel loro mondo era solo per il bene dell'umanità. Chiaramente, ora ci è sfuggito tutto di mano. Valeva la pena di correre il rischio, te lo assicuro. Te lo assicuro. Però vabbè, il Doomguy non è incazzato. No, assolutamente. Quindi, Doom. Non lo so, mi sa che... c'è il mouse. No, non più. Sparito il mouse. Piccoli bug. Quest'ultimo Doom è molto più simile ai primi due rispetto al 3, a dire il vero. Probabilmente quando è stato ripreso il progetto dopo l'inferno, non mi viene il termine, che ha subito il franchise di Doom dopo Doom 3, che è rimasto bloccato per parecchio tempo, penso una decina d'anni. Giù mi sa che succederà. Dopo che il franchise Doom è passato attraverso l'inferno, che il gioco di parole è terrificante, Doom che passa attraverso l'inferno. Salve, no. Smetterei di spararmi le cose. Scendi dalla sacchia. Ah, cazzo, una mascella. Dopo che è passato attraverso un inferno di produzione, probabilmente la Bethesda ha deciso di ravvivare un po' il progetto acquistando i diritti del marchio. E finalmente Doom ha ripreso a vivere. Oh mio Dio, che cazzo. Dai, sono stato ammazzato da uno zombie. Ma davvero, cosa? Beh, questa è la distrazione. Perché io non sono abituato a giocare e parlare contemporaneamente. Devo concentrarmi. Comunque, la Bethesda ha deciso di ravvivare il progetto di Doom
perché probabilmente dopo Doom 3 la ID stava pensando a un Doom ambientato sulla Terra, a un progetto totalmente differente dagli altri Doom. Ed è stato un bene, penso che la Bethesda abbia messo lo zampino, anche perché poi ha integrato le mod che Doom aveva subito, come per esempio la brutta che abbiano integrato le mod di 3% di vita, madonna, no. No, però questa poca vita non posso andare da nessuna parte. Serve vita. All'inizio diciamo che è un po' più complicato sulla vita senza le abilità del signor Doomguy. Mi è esploso qualcosa di più. Mi sa che si è esploso. Oh, bello quando riesci a ingranare la marcia alla Doomguy. Finiti i nemici? No, mi sa che ce n'è qualcuno. No, finiti. Nice. Appunto, integrando la capacità di finire i demoni con mosse letali, spezzandogli gli arti, schiacciandogli la testa, cose molto brutali, ma molto a Doomguy. Quindi io ho apprezzato tantissimo questo fatto, anche perché poi rende il Doomguy ancora più cattivo. E per me non è solo da apprezzare. Comunque, chiave magnetica blu si ritorna agli albori. Anche se non mi sbaglio, questo è un sole rosso. Però vabbè. Alve signor Doomguy, Nazzini Doomguy. C'è anche tutto un intero. Ecco appunto, automappa. La sezione missione ti mostrerà l'automappa. Le sfide disponibili e gli oggetti di esplorazione presenti nella tua missione. Va bene. Punti potenziamento armi. La sezione arsenale mostra le armi e le modifiche disponibili. In questa schermata potrai spendere punti potenziamento armi per migliorare le modifiche delle tracce dei tuoi progressi verso le master delle armi disponibili. Ok. L'arma. Selezione arma Praetor permette di potenziare la capacità dell'armatura. Ok. E qui c'è il database. I di sangue cosa sono, che cos'è la OC, le armi, i mostri. Vado a notare che l'imp è nulla. Soldato posseduto. Sebbene l'esposizione all'ondata Lazarus annienti ogni traccia di comportamento umano in buona parte delle vittime, alcuni rari soggetti sembrano mantenere una certa condizione tattica. Come per alcuni ingegneri posseduti, la cosa non sembra essere casuale. Se un individuo possiede un addestramento militare, come ad esempio i soldati dell'OAC, l'ondata Lazarus si trasforma in qualcosa di più di merischiato. Vabbè, niente dei soldati. Accesso confermato. Grazie. Controllo per lanciare la granata. Questo? Sì. Splom. Nice. Guarda. Boom. E esplode così. Comparso e già sei morto, maledetto.
Il tradimento mentre sto ammazzando il tuo amico, però che mi spara. Signore, mi scusi. Grazie. Se ne torni all'inferno. Bracci però. Capita a diventare schiavi dell'Ade. Anche tu, come compari, già sei morto e vabbè, ti trovi il Doomguy di... Guardalo, guardalo. Spezzo le gambe, maledetto. Anche tranquillo, non vi preoccupate, non abbiate paura signori, ce n'è per tutti, Doomguy ne ha a disposizione di cattiveria. Granate, grazie. Olè, andiamo avanti. Il primo livello è un po' più nice. Signore, mi dia il colpo esplosivo. Acquista, grazie. Con la cattiveria ovviamente, mai con gentilezza. Drone da campo, sì, carino. Ne vorrei uno sinceramente. Comodo, porta la colazione. Ci dai l'opportunità di provarlo? Sì, ovvio che ci dai l'opportunità di provarlo. Carichi in 20 anni. No. Signore, mi scusi, cosa vuole? Morire? Sì, ce l'abbiamo per tutti. Di tutti i gusti. No, cazzo, pensavo che fosse la cosa scusa. Pensa che devo tenuto un po' per me. No! Madonna, quanto cazzo vi odio quando mi scansate i colpi, però ho infame. Non so di più. Ci muori. Ma perché? Cazzo. Oh, perché non è meglio. Dove siete? Ah, lì su. Oh, cazzo però. Volevi scansare il colpo, ma ti ha preso lo stesso. Mi sa che da qualche parte qui ci deve essere il Predator morto. O l'ho mancato? No. Mi sa che l'ho preso. Dimmi che l'ho mancato. No, possibile che l'ho mancato. Vabbè, andiamo avanti. Grazie, grazie. Munizioni, dai, comparita. Ecco qua, grazie. Ah, maledetti. Aia, questi gatti maledetti. Ah, muoia. Non fare male, grazie. Bene, così. Quanti ce ne sono ancora? Dove? Tosto. Bene. Lo mangiamo pesante, signore. Qua pettine le bambole. Ah, eccoti. Andiamo qua. Oh, nice. Grazie. Oh, finalmente un punto. Caricamento istantaneo. Rimuove il tempo di caricamento delle cariche esplosive. Beh, sì, ovvio. Questo. No, mi sa che è questo. Prossimo da prendere. Neanche il tempo di. Oh, scusa, non ho cosa, mi vieni in faccia. Bravo, complimenti, è furbo. Si vede che l'inferno ti manda come carne da macello. Non è che di nuovo sto mancando il coso. No, vero? Spero di no. Munizioni. Due qui non. Ma smettila. Grazie. Tutto bracione. Anche c'è da dire che quest'ultimo Doom rispetto a 3 è cambiato praticamente tutto, tutto. Guarda lì giù loro, morite. Mi serve per farti esplodere un po'. Lei qui che fa? Devo morire, sì. Anche lei? Per esempio è aumentata la velocità del Doomguy. La velocità del Doomguy rispetto al 3 per esempio è aumentata di molto. Ah, maledetto. Palle voi, però non c'è neanche la pompa di nuovo, madonna. Sparo con colpo carino.
esplode da solo, non ci voglio credere. Possibile. E basta. Quindi sì, questo Doom rispetto al 3 è aumentata la velocità assolutamente. La cattiveria delle armi, mi ricordo il fucile d'assalto che era il mitra di Doom 3, era praticamente un'arma silenziata. Rispetto a questo che c'è in questo gioco è totalmente differente. Praetor, di nuovo lo manco, continua a mancarlo il Praetor. Nulla, non lo voglio prendere. Di solito non lo manco mai. No, vabbè. Mi scordo dov'è. Dovrebbe stare qua, che lo voglio trovare. Sicuramente, mi sono scordato dov'è. Qua sono al massimo. Vediamo dove era il Praetor. Dentro. No. Già sono passato. A chi? No, è sta chi? Eres del Praetor, non lo sapevo mai e mi sono scordato. Sì, perché io Doom già l'ho giocato, l'ho anche finito, ma diciamo che, ma forse è qua dentro. E invece no, sono scordato dove c'è, probabilmente una parte che non ho esplorato dove c'è il Praetor, e quindi non fa nulla, lo perderemo. Non voglio far durare troppo il primo video. Quindi dicevo, la velocità del Doomguy, la potenza delle armi, la sensazione di potenza che in Doom 3 non c'era, perché era un gioco molto più claustrofobico. Qui ci sono spazi enormi, corridoi ce ne sono, ma di solito si gioca più in spazi larghi, molto più ai primi Doom, dove c'erano enormi spiazzi dove poter fare strage di demoni. Benvenuto nella UAC, dove non avvengono incidenti da 221 giorni. 221 giorni, proprio. Quindi ragazzi, questo era il mio primo video, io direi di farlo finire qui. E ci vediamo al prossimo video con Doom. Ciao a tutti ragazzi!